PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Benvenuti su PCT Facile, il primo podcast per gli avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Al microfono Francesco Posati, autore e curatore del podcast, alla parte tecnica Marco Pennacchini. In questa puntata introdurremo il nuovo regolamento europeo sulla privacy che il 24 maggio 2018 sostituirà in toto tutta la normativa nazionale in tema di trattamento e gestione del dato. Vi proponiamo l'intervento di Giovanni Buttarelli, garante europeo della privacy, che è intervenuto il 21 gennaio 2017 a Frascati, all'evento organizzato dall'associazione giuridica Ars Iuris, sul tema il nuovo regolamento europeo e la responsabilità dell'avvocato in tema di privacy. Nella digital transformation, l'economia fondata sui dati ci pone di fronte a nuovi rischi, aumenta la nostra vulnerabilità e lo strapotere dei giganti del web, gli over the top, Facebook, Google, Microsoft, Apple e Amazon, che raccolgono, possiedono e controllano i nostri dati personali e sanno tutto di noi. Il General Data Protection Regulation avrà importanti impatti sulla vita delle imprese e dei professionisti, quali titolari del trattamento dei dati, non solo dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto organizzativo. Cambieranno il contesto, da una dimensione nazionale passeremo a una dimensione europea condivisa, il linguaggio giuridico, le interpretazioni e le fonti di riferimento. Il nuovo regolamento privacy europeo sarà una rivoluzione copernicana nell'approccio alla privacy. La privacy non basterà più, il nuovo regolamento europeo parla di data protection. Il legislatore europeo ha abbandonato i formalismi della legislazione vigente per un approccio orientato al risultato. Obiettivo è quello di tradurre gli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali in meccanismi idonei ad assicurare la protezione effettiva degli utenti. Nei diritti dell'interessato si è passato ai doveri e alla responsabilità del titolare del trattamento dei dati, definendo processi, attività, misure tecniche e organizzative, sanzioni e obblighi. Un'impostazione che poggia su nuovi caposaldi, il forte ruolo della responsabilizzazione che si riflette poi anche nelle sanzioni previste e la gestione del rischio connessa al trattamento dei dati personali, da dove può provenire, che tipo di rischio si affronta, che probabilità e quali gravità dimostrerebbe. Ormai siamo prossimi, il 24 maggio 2018 è dietro le porte e anche il podcast PCT Facile inizierà a dedicare apposite puntate per intraprendere il percorso corretto di adeguamento al nuovo regolamento europeo. Ma prima di ascoltare le parole del garante europeo della privacy, questa puntata, come le precedenti, le puoi riascoltare sul prlab.it, il nuovo portale dedicato alla digitalizzazione dei processi, sul portale avvocatoandreani.it, matteoriso.it, oppure vai su SoundCloud, su Spreaker o su iTunes, canali di distribuzione del podcast, da mobile con le app dedicate all'ascolto del podcast, in ambiente iOS la nativa podcast, in Android ci sono tantissime app dedicate che puoi trovare all'interno del Google Play Store. Sostieni il podcast tramite una recensione a 5 stelle su iTunes o tramite una condivisione della puntata che stai ascoltando nella tua rete sociale, oppure finanzia in crowdfunding l'intero progetto su patreon.com/fposati o la pubblicazione delle singole puntate sul paypal.me/fposati/5. A tutti è aperta la possibilità in crowdsourcing di partecipare condividendomi un contributo che pubblicheremo, ma quello a cui tengo più di tutti è ricevere un feedback per migliorare. Ti ringrazio fin da ora per il tempo che mi hai dedicato. Ti lascio ora all'ascolto dell'intervento in presa diretta del 21 gennaio scorso a Frascati, nella sala degli specchi di Palazzo Marconi, sede del comune. Buon ascolto, noi ritorneremo la prossima settimana e ti ricordo che viviamo sempre il futuro digitale. Ciao! Buongiorno a tutti, il primo commento da fare riguarda questa buona idea dell'associazione Ars Iuris che ha avuto questa iniziativa di convenire qui i colleghi. Autorevoli principi del foro, apprezzati rappresentanti del potere politico, poi vedo anche qualche addirittura compagno di scuola e compagni di merende, quindi sembra il massimo contesto che può favorire positive osservazioni. Ruberò non più di 15 minuti perché così possiamo lasciare spazio per qualche domanda, innanzitutto per assicurare la signora Maurano, nel senso che ci sono molte novità positive e negative per soprattutto i rappresentanti della categoria forense e la prima positiva novità, se consideriamo le due materie oggetto della odierna discussione, è che ci sarà molto nuovo lavoro chiave di clientela. Noi siamo un popolo di
poeti, santi e navigatori, ma anche, diciamo, di causidici, e quindi tra le due tematiche prevedo un portafoglio, diciamo, in crescita. Prevedo però anche, quindi possiamo portare anche qualche possibile cattiva notizia, una serie di incertezze che riguardano soprattutto la fase pilota dell'applicazione dei due nuovi contesti normativi. Noi siamo un popolo, dicevamo, di santi, poeti e navigatori, ma il nostro DNA tecnologico è relativamente scarso, salvo qualche eccellenza che abbiamo fatto emigrare nella Silicon Valley, e quindi, diciamo, il passaggio così brusco, fra l'altro con una fase temporanea piuttosto circoscritta, non aiuta del tutto, diciamo, la digestione dei relativi problemi. Il regolamento europeo sulla privacy è già in vigore dal 24 maggio quest'anno. La sua versione italiana si trova sulla Gazzetta Ufficiale Europea, gratuitamente disponibile dal 4 di maggio. C'è anche un'applicazione disponibile su Google Store e Apple Store per un sistema di ricerca anche di specifiche disposizioni, al momento soltanto in lingua inglese, ma presto anche nella lingua italiana. È vero che abbiamo tempo per parlarne, ma la sua applicazione non può essere improvvisata, perché il cambiamento è tale da far parlare giustamente di rivoluzione copernicana. È vero che questa normativa sulla privacy, introdotta circa 20 anni fa, è in questo momento in un cono d'ombra per varie ragioni che adesso non analizziamo, ma è vero anche che questo regolamento, portando alla caducazione diretta dell'80% delle norme italiane a decorrere dalla mezzanotte del 24 maggio del 2018, compresa una parte delle disposizioni che sono state citate sulla pubblicazione, sentenze ed altre, porterà, diciamo, ad un cambiamento culturale abbastanza netto, perché dovremo abituarci ad applicare direttamente norme concepite in un contesto diverso, con un linguaggio diverso, che hanno un'interpretazione giuridica diversa e che porta innanzitutto come primo, diciamo, impatto a dover considerare diversamente, come operatori nella vita di tutti i giorni, i pronunciamenti della Corte Europea di Giustizia e delle Corti Europee, compresa quindi anche quella dei diritti dell'uomo. Oggi noi tendiamo a considerarle soltanto, come dire, ad abbondanza, nel quadro di discussioni accademiche o in articoli che magari non sono letti dalla maggioranza degli operatori, considerate le esigenze della vita del quotidiano. Ma queste sentenze cambiano nettamente la realtà in misura superiore a quello del percepito. Il 50% dei recenti interventi normativi italiani in materia di trasparenza, parlo soprattutto di quelli elaborati, diciamo, sotto la normativa, sotto la gestione del ministro Brunetta, e alcuni dei recenti provvedimenti, diciamo, relativi alla gestione, diciamo, ANAC, sono contrari nettamente al diritto europeo e non verrebbero salvati di fronte ad uno scrutinio che adesso è molto più semplice. Quindi un primo insegnamento che noi abbiamo da questa tematica è di vedere più cosa di fronte a un problema reale che magari non è percepito nella misura giusta, quale sia il contesto dove trovare tutela. Si dice c'è un giudice a Berlino. Credo che il caso più illuminante per quanto riguarda il nostro paese sia quello della commercialista Sciacca, che fu arrestata in quel di Lentini, dove probabilmente non c'era molto da fare. Quindi, nel corso di una animata conferenza stampa da parte degli investigatori, Guardia di Finanza e Procura, la signora Sciacca fu presentata con tanto di foto, dati ed altro, come una pericolosa, diciamo, pregiudicata, nonostante il suo chiaro contesto di incensurato e nonostante l'assenza, diciamo, di altri requisiti che giustificassero la custodia cautelare. Infatti fu liberata poche ore dopo. La signora Sciacca non ha fatto alcuna azione di responsabilità, ma se anche l'avesse fatta nel nostro paese, alla luce dell'articolo 55 del codice di procedura penale, del tipo di prassi che ci sono, diciamo, nel nostro paese, avrebbe portato ad un non nulla. Si è rivolta direttamente alla Corte Europea, che ha condannato l'Italia per mancanza di una disciplina sulla gestione delle conferenze stampa
da parte delle forze dell'ordine e degli organi inquirenti in relazione soprattutto allo scopo da perseguire e al tipo di proporzionalità rispetto alle informazioni perseguite. Quindi alcuni legali italiani si stanno attrezzando per considerare il proprio organo giurisdizionale in caso di azioni giudiziarie per tutelare un diritto in questa materia fuori del confine, con costi diciamo ridotti, con opportunità di risposta nel tempo che rispettano il principio del processo ragionevole, ma soprattutto con un'aspettativa radicalmente superiore di giustizia concreta, nel senso di affermazione in una sola istanza di una pronuncia favorevole. Per chi voglia approfondire ad esempio il tema della trasparenza, è sufficiente che digiti la parola Schacke, S-C-H-K-E, che è il cognome di una coppia di agricoltori austriaci, i cui dati in dettaglio riguardanti i contributi presi come allevatori venivano pubblicati sul sito web della Commissione Europea e direttamente accessibili in analitico per tutto il mondo. Questi signori avevano come unica fonte di guadagno contributi europei di vario tipo e hanno posto il problema se fosse giusto che l'accesso a queste informazioni fosse riservato non solo a chi diciamo può averne diritto, a chi può svolgere uno specifico controllo democratico, ai competitors, a persone che volessero contestare la validità del provvedimento amministrativo, ma diciamo cora un popolo da ogni parte del mondo, persino al Burundi, da chi non è assolutamente interessato a questa materia, senza il filtro di motori ad esempio interni di ricerca o altro. La Corte Europea ha annullato la normativa austriaca, una parte di una normativa europea, ritenendo che appunto questa misura fosse sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. Basterebbe portare, ripeto, il 30-40% e forse anche più per cento di queste norme italiane recenti sulla trasparenza, che pure rimane un obiettivo importantissimo, all'esame della Corte Europea per farle caducare in un batter d'occhio. La stessa conclusione ci sarebbe per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze, che diciamo in passato avveniva più nel sito web interno agli uffici giudiziari, magari con una registrazione anche gratuita o con l'utilizzazione di file robots che permettono di neutralizzare l'accesso alla sentenza da parte di chi cerchi un singolo nome su Google o su altri motori generalisti di ricerca, mentre invece per molti anni, anche dalla parte della Corte di Cassazione, la pubblicazione in internet è stata considerata in nome di una trasparenza come assolutamente inevitabile. E l'eventuale oscuramento del nome ci insegna per esperienza che non ha nessun effetto, a parte il fatto che il regolamento e la legge italiana parlano di identificabilità anche attraverso il riferimento ad altri dettagli e quindi il nome è soltanto uno degli indicatori, ma l'identificabilità può avvenire attraverso molti altri aspetti. E c'è il problema dei terzi, che comunque sono anch'essi. E non basta concentrarsi, come abbiamo fatto nel 97, su alcune materie più delicate, come possono essere appunto le questioni del diritto di famiglia, come possono essere le questioni attinenti allo stato delle persone, perché la dignità nella società contemporanea, in un mondo che si avvia verso il big data, dove non si butterà niente delle informazioni, dove scomparirà il concetto di dato personale perché saremo tutti sempre identificabili, scomparirà il concetto di distruzione perché sarà impossibile eliminare, scomparirà il concetto di diritto all'oblio perché non sarà possibile assicurare il diritto all'oblio, la selettività nella pubblicazione delle informazioni diventa importante. Quindi uno dei problemi che vedo per quanto riguarda la vostra attività nel processo civile amministrativo è quello innanzitutto della selettività dei dati che voi inserite nei vostri atti, non solo per aderire alle istruzioni che vengono date per essere concisi dalla giustizia amministrativa, ma proprio nel pensare al tipo di proporzionalità che c'è rispetto all'obiettivo da perseguire. Sappiamo tutti come l'abbondanza diciamo delle memorie, degli atti, dei documenti sia a volte una tendenza considerata inevitabile, però questo tipo di novità che sono radicali deve far pensare. Perché ci interessiamo del regolamento europeo? Perché rappresenterà un cambiamento sostanziale, si diventa molto più seri per quanto riguarda i diritti degli interessati. L'Italia avrà, nonostante il codice del 2003 fosse già abbastanza incisivo, avrà una stagione di cambiamento reale, i cittadini e non solo i cittadini diventano titolari di diritti molto più rafforzati, aumentano fortemente gli obblighi non formali da parte di chi gestisce le informazioni, anche e soprattutto diciamo da chi le gestisce in contesti delicati come quello forense o come quello giurisdizionale. Per effetto del Trattato di Lisbona, come sapete, è entrato in vigore nel dicembre del 2009, anche la magistratura civile
civile e amministrativa e penale, essendo stato abolito il contesto dei tre pilastri europei, diventa pienamente assoggettato a questa tematica. Per quanto riguarda la giustizia penale, c'è una direttiva con alcuni aggiustamenti, ma il contesto generale degli obblighi, dei diritti e delle necessità di fare più seriamente attenzione a queste tematiche dovrà essere oggetto di una direttiva che l'Italia dovrà recepire entro il 6 maggio del 2018. Quindi abbiamo circa 470 giorni per capire meglio che il titolare del trattamento è uno studio legale, già nel suo complesso è titolare del trattamento, dovrà andare oltre quella serie di paternoste, aver e gloria che abbiamo visto seguire grazie anche all'azione un po' non proprio adeguata di consulenti a caccia del documento che permettesse quasi a passepartout di evitare ispezioni e accertamenti, e dovranno essere in grado più di dimostrare che hanno una risposta per le varie evenienze, per i vari rischi che possono accadere. Una delle risposte più, diciamo, rilevanti da dare riguarda la sicurezza. L'Italia ha una disciplina abbastanza adeguata per quanto riguarda la repressione penale degli atti di intenzionale lesione online, diciamo, i cosiddetti computer crimes, ma invece manca totalmente di una cultura di prevenzione di sicurezza. Ci sono potenze straniere che adottano insomma, in maniera sistematica dei software dedicati all'accesso diffuso, appunto, indiscriminato e ossessivo ad una infinità di sistemi informativi anche privati, anche di piccoli soggetti, attraverso, diciamo, delle azioni random dedicate all'affermazione del dominio di altri, dedicati a ledere intenzionalmente altri, dedicati ad acquisire attraverso dei software spia informazioni che potrebbero risultare rilevanti, ma comunque, siccome sta cambiando il concetto di sovranità, ad essere sovrani in terreni altrui. Il caso adesso che avete visto dei software dell'azione della coppia Occhionera è soltanto piccola punta di un iceberg. Noi stiamo indagando, diciamo, a livello europeo, perché la stessa azione viene sistematicamente rivolta anche presso, diciamo, piccole realtà, e quindi una delle prime novità da cogliere riguarda questa della sicurezza. Le norme sul processo civile e amministrativo fanno riferimento alle norme minime sulla sicurezza. Le norme minime sono state identificate nel 2003 per assisterle di sanzione penale e per rafforzare l'attenzione a questa materia, appunto, con la paura della sanzione penale. Il regolamento abolisce questa distinzione tra misure minime e misure massime e rafforza quello che oggi è nell'articolo 31 del codice italiano, nel senso di dire che servono le massime. Quindi le misure minime potrebbero forse essere ottenute ad alcuni aspetti, diciamo, penali, ma certamente cambia il livello di attenzione alla sicurezza. Cambia la spesa, perché non ha senso spendere in materia di sicurezza se non a livello del top dell'evoluzione dei software, diciamo, da utilizzare. Ci sarà molta più attenzione, responsabilità e deontologia per quanto riguarda l'esattezza delle informazioni, per quanto riguarda il mantenimento della loro disponibilità, perché il passaggio dal cartaceo al totalmente informatico è una sfida alla quale non so se siamo tutti veramente pronti dal punto di vista culturale, prima, e tecnologico poi, perché le informazioni si possono perdere, possono andare più facilmente in cattive mani, perché non abbiamo sempre il dominio della loro circolazione presso gli uffici giudiziari e anche presso i nostri studi. Oggi è più facile magari perdere, accedere abusivamente a un fascicolo cartaceo, ma questa stessa evenienza applicata all'immateriale aumenta incredibilmente. Quindi la normativa diventerà più stringente, tra 475 giorni anche per gli uffici giudiziari, civili e amministrativi, e qui prevedo, base al principio, diciamo, estote parati, anche una, e le facche che sono state appunto appena illustrate lo dimostrano, una tendenza a caricare la responsabilità su altri interlocutori, ad esempio sull'avvocato, mentre invece proprio quella facca dimostra il suo limite, in quanto l'ufficio giudiziario è un autonomo titolare del trattamento, e a prescindere da quella che può essere la imprecisione, diciamo, di informazioni messe dallo studio legale, certamente non può alterare unilateralmente un documento di parte, ma per quanto riguarda tutta una serie di documenti obiettivamente rappresentanti, diciamo, la controversia, ha degli obblighi per sé da considerare. Dovrà essere rivisto il codice di deontologia per gli avvocati, che perde anch'esso, come il codice italiano, per la sua fonte, il suo elemento fondante. Dovrà essere rivista la normativa sulla pubblicazione delle sentenze, perché quel
tipo di disciplina che è stata fatta, diciamo, 15 anni fa, rappresenta un'epoca geologicamente diversa che non possiamo più prevedere. Avremo un problema culturale di capacità di lettura di norme che sono soltanto in un contesto europeo. E qui adesso un messaggio, diciamo, criptico anche ai rappresentanti politici in sala. Io vedo rappresentanti, diciamo, di governi stranieri, mi chiedono cosa devono fare preparando il prossimo futuro. Abbiamo avuto una delegazione dell'Assemblea Nazionale Francese 2 giorni fa, nonostante le elezioni francesi, loro stanno preparando testimone per chi vincerà le elezioni, perché nell'anno successivo vogliono adeguare la legge francese 1978 al nuovo contesto. Lo stesso sta facendo la Germania. L'Italia ancora no, ci sono state altre priorità, ma vedo anche una tendenza per il momento a non fare nulla, e questo, se fosse concretamente realizzato, cioè se non ci sarà una collazione organica di ciò che sopravvive per effetto del regolamento, e l'operatore avrà, nonostante attiva attività di documentazione del Garante Italiano, un problema non facile di individuazione di ciò che esiste. Il regolamento europeo, come sapete, è una norma che entra direttamente in vigore, non ha bisogno di alcuna trasposizione, non tollera copie e duplicati anche identici, deve essere direttamente disapplicato dal giudice ed è una fonte giuridica non più esistente, sebbene scritta da qualche parte laddove non ci sia questo intervento cosmetico. Ma molte delle norme italiane del codice del 2003 non sono esattamente la stessa copia identica vecchia del regolamento appena entrato in vigore, perché contengono delle sfumature che sono state attentamente elaborate, che però nell'ambito di una mezza frase, di un pezzo di comma, di una linea, non possono essere facilmente estrapolate. Ma soprattutto è insostenibile sul piano giuridico che un paragrafo, una norma, sia abrogata al 95% e possa rimanere in vigore una frase, una parola, un mezzo cenno di sfumatura. Quindi questo è il contesto che noi ci accingiamo a vedere, e l'attenzione degli operatori dovrebbe essere diversa da quella che c'è stata nel 97, nel 2003, quando si è atteso sostanzialmente l'ultimo momento, quando si è confidato su proroghe o su norme transitorie, quando si è interpretato questo tipo di norme a ribasso e si è considerato invece la vera novità, che poi si è pagato in un momento successivo. Fermate alla porta tutti quei consulenti che verranno a vendervi documenti programmatici a 1.500 euro garantendovi l'impunità, perché le sanzioni che sono previste nell'articolo 82 del regolamento europeo hanno portato alla depubblicazione, in alcuni casi alla centuplicazione, delle sanzioni amministrative esistenti, senza ovviamente pregiudizio di quelle penali. E il minimo e il massimo sono direttamente stabilite nel regolamento. Della 689, la legge del 1981, rimarrà rilevante soltanto il meccanismo applicativo. Si sta discutendo se il pagamento in misura ridotta possa valere nel silenzio del legislatore, ma certamente queste sanzioni nell'82, che sono state scritte senza neanche considerare la tendenza italiana ad avere un rapporto da 1 a 6 tra il minimo e il massimo, affinché il pagamento del doppio del minimo, un terzo del massimo, possa coincidere per, diciamo, chi fa l'oblazione, la cosiddetta oblazione, però non funzionerà. E per soggetti che svolgono un'attività economica c'è un riferimento al fatturato su scala annuale come elemento di parametro per stabilire l'ammontare della sanzione. Questo sarà particolarmente rilevante per grossi studi legali, ma soprattutto per la sicurezza delle informazioni, l'integrità, la disponibilità, perché questa è una normativa sostanzialmente di prevenzione, cui non potendo prevedere lo sviluppo delle nuove tecnologie, alcuni obblighi sono previsti anche per in qualche modo preparare un futuro di cui non conosciamo l'integrale realtà. Quindi noi speriamo che questo periodo che abbiamo possa servire a ricostruire, grazie anche all'estero italico, un contesto nel quale gli operatori non siano soltanto pronti perché l'hanno studiato, ma perché anche abbiano gli elementi a disposizione. Può darsi anche che il futuro italiano, diciamo, della protezione dei dati tornerà a essere quello che era questa sala degli specchi anni fa. La chiamiamo sala degli specchi, ne sono rimasti soltanto due un po' arrugginiti, ma probabilmente un domani ci sarà spazio per farla tornare al suo fulgore.
Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su telegram.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati/5 o in crowdfunding su patreon.com/fposati.